Ciao a tutti, sono appena tornata dal pronto soccorso. Guardarmi così in diretta mi sembro Avatar. Ecco come hanno ridotto Sandra, pestata a sangue da una banda di 5 stranieri per rapina. È successo ancora a Ferrara. Non so se mi abbiano colpita prima che svenissi o se io fossi svenuta e continuassero a pestarmi. Camminava tranquilla in un parco, è stata aggredita da un gruppo di immigrati, attimi di terrore in cui non ha capito più nulla. Probabilmente l'unica cosa che mi ricordo è una panchina che mi. Ho la mia testa che arriva sulla panchina e mi ha preso a pugni sul lato sinistro della faccia e mi sono svegliata anche con. Mi è venuto dopo ore dolore alle costole. Ladri liberi di massacrarci, girano per strada, colpiscono, nessuno li controlla, nessuno li ferma. L'unica cosa che mi ricordo quando ho aperto gli occhi è che ero circondata da persone di colore che se la sono date a gambe levate. Sandra vive ancora nel terrore perché i 5 immigrati che l'hanno massacrata sono scappati, ancora liberi di picchiare e di rapinare. Cambia la mia rabbia verso la delinquenza. Io pensavo che la delinquenza comunque c'è e vorrei che fosse punita. Ci sono queste persone che dopo poche ore erano già lì di nuovo. E così le nostre città abbandonate continuano a vivere nell'incubo della paura. Eccola, vedete Sandra, buonasera. Salve, buonasera. Buonasera a tutti. Purtroppo uno pensa che alcune Purtroppo uno cose, alcune pensa che aggressioni, alcune rapine, così anche violente come quelle che sono capitate, capitino soltanto nelle grandi città, in situazioni magari poco controllate. Invece, insomma, Ferrara sembrerebbe un'isola tranquilla, no? Sembrerebbe un posto dove non si rischia, o no? Sembrerebbe sì, io l'ho pensato fino a giovedì scorso. Per quello che mi è successo adesso purtroppo la mia idea cambia, perché alle 9:30 di sera essere aggrediti, picchiati, lasciati in un parco al freddo, svegliarsi confusi e derubati non credo che sia risultato di una città Ecco, tranquilla. Sandra, ma mi spiega una cosa, scusi, fra l'altro saluto Cristina Battista che la sta intervistando, ma mi spieghi una cosa, com'è possibile che queste persone siano libere? Com'è Lei l'ha possibile che capito? queste persone? Puoi... Sì, Non ho no, sentito. l'audio era mancato. No, stavo chiedendo, com'è No, stavo possibile che le chiedendo. persone che l'hanno aggredita e ridotta in quelle condizioni, noi la vediamo dopo l'aggressione, siano libere? Non sono state riconosciute principalmente da me perché io i volti precisi non riesco a riconoscerli nel momento in cui, quando mi sono svegliata, queste persone stavano scappando, scavalcandomi. I volti non posso riconoscerli con certezza e le videocamere non ci sono, ce ne sono, ma sono puntate di spalle, non E quindi puntano nella zona interessata. non si sa chi sia stato a ridurla in quelle condizioni che vediamo in questo momento di fianco a lei. Lei porta ancora il segno ovviamente sul viso, ma lì è l'immagine subito dopo l'aggressione.